Buongiorno, Angelique. Emotiva. Buongiorno, Angelique. Ci sono persone per cui l'ansia di rapportarsi con l'esterno travalica i limiti del fisiologico, e allora anche solo una telefonata o un minimo contatto fisico diventano fonte di paura e sofferenza. Una di queste è Jean René, proprietario di una fabbrica di cioccolato in crisi, che al termine di un quasi surreale colloquio con Angelique le affiderà il compito di risollevare le sorti dell'azienda in quanto nuova responsabile delle vendite. Non ho problemi con le donne. Peccato che Angelique ambisse ad un posto di cioccolataia, mestiere in cui si è distinta, protetta dall'anonimato negli ultimi anni e a cui ha dovuto rinunciare in seguito alla morte del suo mentore. La ragione di una tale segretezza è che anche lei possiede un'emotività fuori dal comune. No. Angelique si risolverà a fare comunque del suo meglio nel nuovo lavoro, mentre Jean René, opportunamente istruito dal proprio terapista, sarà costretto a mettere in atto tutta una serie di esercizi tesi ad avvicinarlo al mondo esterno, tra cui le epiche imprese di invitare a cena una donna e di stringere la mano a qualcuno. Toccare come? Ex emotivo anonimo egli stesso, e per sua stessa ammissione ancora cronicamente affetto da ansia, il regista Jean-Pierre Amery si cimenta per la prima volta nella sua carriera in una commedia. La catastrofe è inevitabile. Tu ami quello. In Emotivi Anonimi, senza andare troppo sopra le righe, evitando di spingere sull'elemento caricaturale che pure di tanto in tanto fa simpaticamente capolino, Amery riesce a creare una grande empatia fra i suoi personaggi e lo spettatore, quasi a volerci invitare a non rifiutare il lato più emotivo della nostra personalità. Io dormo sul divano. Ma qui non c'è il divano. Ah sì?